Siamo qui con Emilio Pagnello, tecnico dello Spartak. Mister, una squadra rivoluzionata giovedì è stata davvero una grande partita, un grande Spartak, comunque ha tenuto testa a una Lepi Gruppa che secondo addetti ai lavori è una delle squadre favorite alla vittoria del campionato. Sì, sicuramente abbiamo fatto comunque una buona partita, pensando che giovedì sera è stato il primo allenamento di almeno quattro persone, e amalgamare una squadra in 2 ore è molto difficile, però ho visto lo spirito giusto della squadra, abbiamo combattuto, abbiamo tenuto testa, diciamo, fino a metà del secondo tempo, poi forse anche fisicamente siamo venuti un po' meno e abbiamo subito gli altri 2 gol che hanno chiuso la partita. Però questo è di buon auspicio per il futuro, speriamo di continuare ad allenarci bene, di amalgamarci, diciamo, gruppo vecchio, gruppo nuovo, e di portare a casa i primi risultati. Oggi mancavano anche Davanche e Merola, che sono uno dei nuovi acquisti dello Spartak. Che obiettivi si può porre lo Spartak con questi nuovi acquisti? Ma noi non ci poniamo altri obiettivi al di fuori della salvezza, dobbiamo salvarci, magari con i nuovi acquisti spero di riuscire a salvarci con tranquillità, però comunque il nostro obiettivo è sempre lo stesso. Mercato aperto fino a 17, può esserci qualche altra sorpresa in arrivo per lo Spartak? No, non so se ci sarà qualche altra sorpresa, perché di questo si occupa direttamente la società. Io penso ad allenare quelli che mi trovo in campo durante la settimana. Siamo qui con Giovanni Abate. Giovanni, hai iniziato dove avevi finito, segnando il tuo primo gol della stagione, sia tuo che dell'Lepici Group. Sì, purtroppo io ci penso spesso a questa cosa, che mi porta fortuna. Se il primo gol della stagione lo faccio io, la stagione va bene. Anche quest'anno il primo gol l'ho fatto io e spero che continui a fare tanti gol per portare l'Lepici in alto. Cosa pensi di questa squadra? Vittoria oggi su un campo difficile, piccolo, contro una squadra che si è rinnovata giovedì con gli arrivi di giocatori che tu conosci benissimo. No, io penso che siamo una squadra, giochiamo sabato per sabato, perché non guardiamo niente, per andare in alto dobbiamo pensare partita dopo partita, perché se iniziamo a pensare cose di un'altra squadra non va bene. Mercoledì, non questo l'altro, ritorno con l'Ottaviano. Ti è piaciuta la squadra d'Ottaviano e sicuramente che partita ti aspetta al ritorno, visto che sarà vista da tanti addetti ai lavori? Ottaviano abbiamo fatto una grandissima partita, penso che non sono io a dirlo, contro una corazzata. Al ritorno mi aspetto di nuovo la stessa partita, sarà una partita combattuta fino alla fine. Non so chi la spunterà, speriamo noi, però non lo so. Gliazzetta, se non sbaglio, infortunato, ti deve pagare una cena. Sì, mi deve pagare una cena perché mi offende sempre che non sono in condizione. Un mese fa gli ho detto: guarda, anche se non sono in condizione, il primo gol della stagione lo faccio sempre io, è andata bene. Giovanni, come sempre, come ogni campionato, tu sei il bomber di tutte le categorie. Ormai dalla D alla C1 ti manca solo un gol di nazionale, che è il tuo sogno. A chi dedichi, come sempre, questi gol? Come sempre lo dedico sempre a mia mamma, che mi guarda da lassù. Tutti i gol che faccio sono sempre per lei, perché lei è la mia forza.